Ciao Cactus e benvenuti o bentornati in questo nuovo video Zero Waste for Dummies. Finalmente siamo riusciti a fare una terza puntata, vi lascio qua sotto la playlist con tutti quanti gli argomenti e finalmente siamo per fare un altro baby steps, o meglio, io l'ho già fatto e sono qui per raccontarvi com'è andata. Le stelle si sono allineate e quando è partito il mio Zero Waste for Dummies è partita, tra virgolette, una sottospecie di collaborazione con Lush. Le persone con cui ho parlato io di Lush, che tra l'altro trovate le stories in evidenza a Zero Waste, mi hanno contattato per mostrarmi quello che era il loro Naked Shop di Milano, ovvero il primissimo in Europa, poi adesso ce ne sono altri 3 o 4 nel resto del mondo, di negozi Lush completamente senza packaging. A Milano ce ne sono due e uno appunto è il Naked Shop e l'altro è quello classico. Cosa significa senza packaging? Perché io ho trovato questa cosa un'ottima idea, perché dopo i primissimi Zero Waste mi sono guardata intorno in casa mia e cercavo di capire dove potessi ridurre, che ne so, la plastica ad esempio, e mi sono resa conto che in bagno tutto è plastica, dai rasoi fino a qualunque tipo di bottiglietta, scrub, roba vi possa venire in mente. E mentre per i dischetti struccanti avevo già trovato un'alternativa, ovvero i miei dischettini struccantini, vi lascio qua sotto in descrizione, che adesso vi racconto subitissimo com'è andata, perché in realtà questo qua è un po' un swap di oggetti che io ho messo nel mio bagno per cercare di ridurre la plastica al minimo. E come sono andata, o come è andata? Non ho cambiato tutti gli elementi del mio bagno, anzi ne mancano ancora tantissimi. Per il rasoio penso che faremo un video a parte, mentre ad esempio non ho ancora trovato una soluzione allo struccante in sé. Non ho uno scrub, perché poi vi parlerà, non ho uno scrub ancora, anche se quelli di Lush li ho provati tutti, e c'è la versione solida degli scrub di Lush, ma se avete disponibili solo i prodotti Lush in vasetto, comunque tutti gli scatolotti neri possono essere riportati da Lush per essere riutilizzati, quindi in realtà non state creando veramente del rifiuto. Potete scegliere quello che volete, però mi interessava molto andare a vedere come funzionavano i prodotti Less. Iniziamo da un prodotto che non è Lush, è questo. Sono dischetti struccanti in bambù, perché in teoria il bambù doveva essere più morbido sulla pelle, e si presentano esattamente così. Perché mi sono trovata nì alla fine con questo prodotto? Allora, devo dirvi che quando lo utilizzate macchia di nero e non verrà mai più via. Ve lo giuro, ho provato qualunque cosa. A parte il problema estetico, c'è il problema che molte volte anche dopo averli lavati si irrigidiscono. Io ne sto riutilizzando 4 per vedere quanto riescono a durare. Li ho da 2 mesi e truccandomi ovviamente praticamente ogni giorno, ma non facendo trucchi particolarmente pesanti, mi stanno già un po' rovinando. Devo dire che tra l'altro, forse questo è un problema perché non ho ancora trovato una soluzione allo struccante Zero Waste, utilizzano molto più prodotto rispetto a un dischetto struccante normale, perché essendo in una specie di cotone assorbe completamente il prodotto e non lo tiene in superficie come i dischetti struccanti da buttare. Oltre a questo, questi non vanno bene per togliere lo smalto, quindi se mettete lo smalto vi serve per forza un dischetto vecchio stile. Non so se qualcuno ha una soluzione a queste cose. È un cambio un po' strano perché sto utilizzando molto più struccante, quindi ne compro molto di più. È vero che gli dischetti struccanti sono un po' come gli assorbenti, quando abbiamo parlato della coppetta Sonet, cioè sono proprio rifiuto indifferenziato, quindi va semplicemente disperso. E quindi non so, secondo me questi non sono ancora la soluzione definitiva. Ho provato anche i panni, quelli per togliere il trucco, ma su di me funzionano malissimo, per non parlare degli occhi che non struccano nulla. Andiamo a vedere che cosa mi ha regalato Lush. In realtà ci sono 2 prodotti che non ho ancora utilizzato, una è la bomba da bagno, che avete visto nelle mie stories, e uno è una maschera per capelli, è tipo cioccolata calda e si scioglie in un bicchiere e si fa la maschera per i capelli. Questo qua in particolare è volumizzante, me lo utilizzerò quando finirò lo shampoo, credo. Comunque le maschere adesso, sono senza packaging, le trovate così. Quindi che prodotti senza packaging ho utilizzato per il momento? Un prodotto che mi sono persa di sotto, secondo me in doccia, è lo Scrubby, che è il mio preferito. Ha il profumo di tutti i prodotti Lush al miele, perché in realtà è una pina, mamma mia che bella, è una pina felicissima di burro, è fatta di vari burri e in più le righette della pina sono, mi pare, mandorle. Sulle gambe, mentre vi idratate col burro, avete anche questo mini scrub che massaggiate e poi sciacquate via. È in assoluto uno dei miei prodotti preferiti di Lush da sempre in realtà, e l'ho ripreso solo perché lo amo. I prodotti che secondo me hanno funzionato benissimo, e poi vi faccio vedere 2 prodotti per cui ho
con cui ho avuto due problemini. Il primo prodotto li ho utilizzati veramente tanto perché è estate, quindi io mi lavo più volte al giorno praticamente. E il primo prodotto è questo qui. Questo qui è Olive Branch Naked Version, ovvero quello con solo il prodotto. Infatti la ragazza che mi ha fatto fare il giro mi ha spiegato che se tu mantieni solo il prodotto e non il packaging o l'acqua, che è una buona, quasi una buona metà di quello che ti vendono, ti rimane come prezzo esclusivamente il prodotto. Quindi tu stai pagando solo ed esclusivamente Olive Branch. È uno shower gel, cioè un gel da bagno, da doccia. È due settimane che utilizzo tutti questi prodotti e quindi, come vedete, sono particolarmente usurati, ma questo è rimasto quasi intatto. Il problema è che si è macchiato perché non sapendo dove metterlo, perché in teoria dovreste avere dei contenitorini di latta o simili, è un po' macchiato del colore della carta dell'ash che mi aveva dato. L'Olive Branch funziona benissimo, si scioglie molto bene, non fa molta schiuma, ma una volta che ti abitui capisci velocemente come funziona ed è molto semplice. Quello che non mi fa impazzire è il colorante, macchia qualunque cosa su cui si poggi, non nella pelle, però ovviamente le superfici del bagno vengono tinte di rosso, si lava via, però ovviamente con un sapone in bottiglia questa cosa non succederebbe. E non credo che l'Ash abbia un contenitore per questo prodotto. Perché? Per quello che riguarda lo shampoo, che è semplicemente distrutto perché lo sto utilizzando come se non ci fosse un domani, che tra l'altro è il Cianic, io sono innamoratissima, ci sono sia contenitori in sughero che in contenitori in latta. Loro consigliano il sughero perché appunto assorbe l'acqua in eccesso. Questi prodotti, in particolare lo shampoo e il balsamo, non dovrebbero restare a contatto con l'acqua una volta finito di lavarsi, cioè dovrebbero essere tipo messi ad asciugare come piatti, perché sennò rischiano di sciogliersi e voi perdete del prodotto. In realtà non succede niente, ma voi perdete oggettivamente del prodotto, che è quello che è successo a me, ovviamente, perché sono stupida e pensavo di aver trovato una soluzione, ma non era vero. Quindi se deciderete di passare ai prodotti solidi Lush, cosa che io penso di fare, vi atto a comprare il contenitore in sughero. Non vedo l'ora di provare anche un altro shampoo Lush più morbido, magari un po' più ricco, perché questo è molto per pulire il capello, renderlo leggero e luminoso, e su quello funziona da Dio. Io non ho mai avuto i capelli così puliti e così a lungo, io non so come sia possibile. Non sto utilizzando il balsamo perché è uno di quei prodotti con cui mi sono trovata in difficoltà. Il mio è il Jungle, che di cui non ero molto convinta, ma la ragazza di Lush mi ha detto che era perfetto per me, quindi mi sono fatta consigliare. Qual è il problema? Non è tanto il Jungle in sé, che tra l'altro con l'odore non mi fa impazzire, preferirei qualcosa di un po' più fiorato, ovviamente ne comprerò un altro di un altro tipo. Quello che non capisco di questo prodotto è come utilizzarlo d'estate, perché ho provato in tutti i modi, ma mentre lo shampoo, sfregandolo tra le mani 3 secondi, ti crea, comunque si vede una patina che messa sui capelli funziona come shampoo, questo pur strofinandolo, passandolo direttamente sui capelli così, e simili, non mi sembra di avere nulla sui capelli. Eppure questo si consuma, ma non vedo differenze tra quando lo uso e quando non lo uso. Quindi io sono molto confusa in questo prodotto. Tutti questi prodotti funzionano meglio d'inverno, perché l'estate li mette duramente alla prova, e lo vedremo col prossimo prodotto, e l'ultimo tra l'altro. Non sono ancora arrivata al punto in cui dico che figata il balsamo solido come con lo shampoo, perché non mi sembra che faccia niente. Se avete dei consigli su come si usa, l'ultimissimo prodotto che io, cioè, amo, però lui non ama me, è il Jade Roller, che tra l'altro mi hanno dato dentro la scatolina, perché i giorni in cui mi hanno regalato queste cose faceva caldissimo, e quindi questo in particolare era in pericolo perché è pieno di oli, e non avevano tutti i torti, perché infatti sono arrivata a casa ed era sciolto completamente, quindi io lo sto tenendo in frigo. Il Jade Roller è un balsamo detergente viso, che era una delle cose che volevo più provare in assoluto, perché io di pulizia viso, no, cioè di detergenti viso, uso veramente quello che capita. Jade Roller me l'hanno consigliato perché fa anche un po' da scrub, perché all'interno ha gli azuki. Tra tutto quello che ho annusato nella mia vita, il Jade Roller ha l'odore più buono che io abbia mai sentito. Come funziona e perché non mi fa impazzire? Un po' perché è sempre completamente sciolto in questo periodo, però se lo tenete in frigo poi è facilissimo staccarlo e utilizzarlo. Il mio problema sono gli azuki, che non so se è un problema che dipenda dal fatto che lo metto in frigo o da altro. Alcuni azuki si sono aperti, letteralmente aperti in tanti pezzi, che risultano molto molto rigidi, e se vado a fare il massaggio sulla pelle non è più un effetto massaggio Jade Roller, ma è un graffio continuo. Quindi io mi sono trovata a dover togliere, tipo questo pezzettino qua, a dover togliere dei pezzi, degli azuki,
perché fanno male e si perde un po' il senso di scrub. Però la parte lenitiva, che è questa, ragazzi, funziona, è molto molto intensa. Dopo che la mettete, la pelle la assorbe benissimo, però poi da sciacquare comunque via, soprattutto se lo usate di giorno, cosa che proprio la pelle vi ringrazia palesemente. Solo che appunto mi sono trovata a togliere degli azzurri. Quindi in generale questa trasformazione del bagno non è ancora completa, ho avuto delle difficoltà già così, ma ci lavoreremo su, perché comunque l'idea di avere zero bagno, forse poi qua sotto nei commenti scrivete consigli per tutte le cose, tutte le problematiche che ho avuto io, che probabilmente sono problematiche che hanno avuto in tanti, infatti moltissime ragazze mi hanno scritto in direct e io continuo a dire quando li provo vi rispondo, il problema è che per alcune cose non ho trovato una risposta. Quindi aspetto voi nei commenti, condividiamo segreti. I prossimi baby steps saranno appunto magari le lamette e probabilmente uno struccante completamente naturale che non so assolutamente quale usare, perché io al tempo utilizzavo il Non ti scordare di me, che è ancora in vasetto, non è disponibile. C'è uno struccante simile in versione no pack, quindi proverò ad andare a comprare quella e a provarla per voi nella prossima cosa. Se ci sono altri prodotti Lush che volete che io provi per voi, per recensirveli e dirvi quali sono le mie problematiche o se mi hanno cambiato la vita, tipo il Cynic, che non penso che abbandonerò mai più, scrivetemi qua sotto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao cactus!